solo dell'intera Campania, passa dal polo crocieristico. Caldoro passeggia soddisfatto sul molo Manfreti, visitando i lavori della stazione marittima e del molo che consentirà l'attracco delle navi. E quindi abbiamo voluto investire sul porto di Salerno, la regione ci ha creduto, ci crede, crede nella portualità, quindi Napoli e Salerno, ma Salerno ha una straordinaria potenzialità. Cosa bella è aprire i cantieri, far lavorare i lavoratori, le persone in un momento di crisi economica e soprattutto creare economia, perché con questi lavori, sia per la parte merci che per la parte crocieristica, qui ci sarà una attività, insomma, che funzionerà, che camminerà, che è attività produttiva essenziale. Soprattutto si guarda al futuro, che qui c'è anche il rispetto dell'ambiente, perché chiaramente evitiamo tanti tir che devono camminare sulle nostre strade. Ho fatto una battuta qualche settimana fa, noi siamo alla politica del fare, qualcuno invece fa un altro tipo di politica, siamo già in campagna elettorale, rivolta a qualcuno in particolare? No, io dico in genere, bisogna essere concreti, prima realizzare le cose, prima farle vedere, cioè anche nei momenti di crisi bisogna avere particolare serietà, ma non ce l'avevo con nessuno, io dico in generale a chi pensa di utilizzare la parola solamente per di scrivere opere che poi non ci sono, quindi bisogna fare le cose, ma io non ce l'ho con nessuno, io penso che tanti sindaci lavorano bene, quindi non ho nessuna critica da fare a nessuno, né qui a Salerno né in altre parti. E do solo una raccomandazione a tutti quelli che fanno politica, oggi hanno impegni nelle istituzioni, essere seri e produrre fatti concreti. Infine un giudizio sul complesso di opere che gravita sul fronte di mare nell'area di Santa Teresa. Le grandi opere servono, dice Caldoro, ma serve anche la condivisione. Credo che i cittadini debbano sempre decidere loro sulle grandi scelte urbanistiche della città. È chiaro che devono essere scelte compatibili, non è che possiamo trasferire a un'assemblea di cittadini la decisione che poi molte volte hanno aspetti di carattere tecnico e funzionale, però bisogna sempre portarle di fronte a più proposte con concorsi internazionali e sentire loro cosa ne pensano. Però poi quando un'opera è comunque un'opera va avanti, la decisione poi quando non è condivisa diventa più difficile accettarla sulla cittadinanza e mi auguro che comunque tutto verrà risolto.